Andrea Giambruno, provato e infelice, ecco dove vive adesso. I fotografi del settimanale che hanno immortalato Andrea Giambruno mentre trasloca in un appartamento più piccolo. L'ex conduttore di Diario del Giorno ha lasciato la casa di famiglia a distanza di un mese del post social, in cui la premier annunciava la fine della loro relazione. Il giornalista avrebbe però deciso di non allontanarsi troppo dall'abitazione in cui continuano a vivere la Meloni e la piccola Ginevra. Giambruno avrebbe scelto di rimanere nello stesso quartiere, il Torrino, nei pressi dell'Eur, per stare più vicino alla dorata figlioletta. Dopo diversi anni trascorsi nella zona della Garbatella, si erano trasferiti da poco nel nuovo appartamento. Purtroppo per l'ex first gentleman è arrivata l'ora di traslocare nuovamente in modo definitivo. La vita di Giambruno è cambiata in seguito agli audio mandati in onda da Striscia la Notizia. I contenuti riportavano battute volgari a sfondo sessuale. Immediata la reazione della presidente del Consiglio che aveva deciso di troncare subito il legame con il giornalista. La Meloni, nel suo comunicato, aveva ringraziato il suo ex compagno per averle regalato Ginevra, la cosa più bella della sua vita e per gli anni felici trascorsi insieme. Nel giro di pochi giorni la vita di Giambruno ha subito grandi cambiamenti, anche dal punto di vista professionale. Il giornalista ha, infatti, lasciato la conduzione di Diario del Giorno, per lavorare dietro le quinte del programma occupandosi del coordinamento redazionale. A quanto pare, ora, per Andrea Giambruno è iniziato un nuovo percorso di vita, quello da single, iniziando dal cambio casa. L'ex compagno della premier ha traslocato recentemente negli scatti pubblicati da Chi appare sfinito, e non molto contento di rientrare nel suo piede a terra. Andrea Giambruno è nato a Milano nel 1981. Dopo aver conseguito la maturità scientifica, ha proseguito gli studi laureandosi in filosofia. Successivamente ha intrapreso la professione di giornalista, specializzandosi nella scrittura di format televisivi. Tra questi ricordiamo Quinta Colonna, Matrix, Stasera Italia, Mattino 5. Per anni è stato un volto di TGcom 24 e ha condotto Studio Aperto. È stata proprio la sua professione a permettergli di incontrare Giorgia Meloni. I due si sono conosciuti proprio nel corso di una puntata di Quinta Colonna. Quel giorno la leader di Fratelli d'Italia, ospite del programma, arrivò affamata e gli fu offerta una banana che decise di mangiare durante il break pubblicitario. Giunta l'ora di tornare in onda, la Meloni stava ancora mangiando il frutto, al che il giornalista glielo portò via di mano molto velocemente. In quel momento i loro sguardi si incrociarono e scattò il classico colpo di fulmine che li portò a iniziare una relazione. Che cosa pensate di tutta questa storia? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.